Lo sguardo con cui il mondo delle ACLI guarda all'orizzonte è quello di speranza, pur nella complessità della situazione attuale. La pandemia prima, la guerra ora, la conseguente crisi economica, la crescita delle disuguaglianze sociali, interpella gli aclisti che si sono recentemente riuniti in congresso a Santa Margherita Ligure. Abbiamo una serie di preoccupazioni che sono appunto quelle della povertà dilagante, il futuro è un po' incerto e il tema della guerra, no? Che comunque non fa altro che aumentare anche crisi economiche e quindi anche povertà che si insidiano anche nelle disuguaglianze che ci sono oggi. Sentinelle sul territorio sono i circoli ACLI alle prese con la difficile ripresa post pandemia. La pandemia, i problemi con l'energia, energetici che sono subentrati e un po' le nostre difficoltà anche con la nuova legge del terzo settore che ci ha portato grandi attività burocratiche di inserimento dati. Crea per i nostri circoli, che sono la nostra linfa vitale, veramente un momento di difficoltà. Sostenere i circoli significa riuscire a raggiungere una platea più ampia possibile di fruitori dei servizi delle ACLI. Per questo è stato lanciato un appello alle istituzioni. Adesso dovrebbero riuscire a dare dei ristori anche per queste bollette del bisogno energetico, perché effettivamente un circolo che deve fare il caffè alla macchinetta e poi non può più farlo perché ha delle spese enormi, o anche riscaldamento o quant'altro, deve chiudere. Le ACLI dal canto loro si stanno organizzando per offrire dei progetti che vadano incontro alle necessità e alle problematiche emergenti. Soprattutto sul cibo, no? L'utilizzo del cibo, delle persone che hanno avuto problemi con l'usura. Abbiamo iniziative che si chiamano i PAS, che sono i nostri centri di ascolto, che però orientano anche a trovare determinate soluzioni. Ecco, vi invito a andare nella sede delle ACLI e capire quali sono le nostre strategie e anche aiutarci.